primo test non è andato benissimo come risultato. No, risultato no, eravamo un po' fuori ritmo partita proprio e non c'entra tanto la battuta, ma al di là dei fondamentali credo che comunque, cioè sì, non è un buon primo test, ma secondo me abbiamo tanto margine e un po' di confidenza, un po' a rompere il ghiaccio, un po' una nuova formazione, ci sono tanti incastri che si possono fare, per cui io credo che domani sarà già un altro giorno. Che effetto ti fa giocare con Zajcev? Ma era già capitato, comunque no, bello, bello, molto. E dobbiamo sfruttare tutti i nostri punti di forza e nel momento in cui magari c'è qualcosa che non può andare, essere duttili e cambiare. Dopo lo scudetto, subito in campo, l'obiettivo Rio, ce l'avete già ben presente, penso. Sì, 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 quello è il gradino più lungo e più alto in cui dobbiamo arrivare. E il percorso è lungo, è iniziato già da 2 settimane e ora adesso la World League sarà un po' un trampolino che dovremo sfruttare al meglio. Anche i risultati sono importanti, ma credo che appunto non bisogna mai perdere la meta, che è quella di Rio. Cosa vi aspettate dalla World League? Di giocare tutti con tutti gli innesti e proprio essere capaci poi di, nei momenti decisivi, e magari svoltare la partita anche chi non è in campo e entra da fuori, e appunto fare questo significa essere una squadra e fare gruppo. Sei tornato in campo ed era tanto che aspettavi questo momento. Sì, era tanto, sono 2 mesi e una quindicina di giorni dall'operazione, e essere entrati in campo oggi penso sia bello, sia molto significativo per tutto quello che mi è capitato. Il risultato non è andato bene per niente, però l'obiettivo è molto più avanti. L'obiettivo è molto più avanti, ma l'obiettivo si costruisce sicuramente da queste partite, quindi è giusto starci attaccati e domani ne abbiamo un'altra, quindi si lavora, no? Si mettono dei mattoncini, quindi ne abbiamo un altro domani. Rio è lontano 60 giorni circa, quanto è presente nel vostro quotidiano? Rio è quello che c'è è in cima alla salita, no? Quindi come ti ho detto, questi sono tutti mattoncini che ci faranno arrivare là, ma adesso dobbiamo pensare veramente a conquistarci le giornate.